Benvenuti al punto trasmissione settimanale di approfondimento sulla politica, economia, attualità, sui temi di cui si discute all'interno dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Palazzo Cesaroni. Questa settimana sono con noi il consigliere Maria Rossi, nuovo centrodestra, ed il consigliere Giancarlo Cintioli per il Partito Democratico. Eh, vorrei aprire con l'attualità prima di venire anche a materie attinenti il locale, ma diamo un po' uno sguardo sulla politica che in questi giorni riempie un po' i titoli dei quotidiani nazionali, di tutti i giornali, di tutti quelli che si occupano del mondo della politica. Cintioli, il Partito Democratico è ancora così granitico come quando il Premier Renzi ha ottenuto oltre il 40% delle preferenze oppure. Queste correnti di pensiero stanno un po' minando l'azione di governo anche. Ma no, io credo che il Partito Democratico sia ancora un partito granitico, un partito compatto. Certamente gli argomenti che sono sul tappeto sono tanti, sono anche importanti. Pensiamo in questi giorni alla discussione sulle politiche del lavoro, quindi sui contratti, quindi sull'articolo 18. Ci sono sicuramente diversità di vedute, diciamo che c'è anche una discussione abbastanza animata. Ci sono prese di posizione in questi giorni sia di Matteo Renzi che anche di altri leader, da Orfini a Bersani, da Fassina a tanti altri rappresentanti. Quindi, io credo. Che queste discussioni siano discussioni importanti, devono essere fatte perché la diciamo, in qualche modo responsabilità, soprattutto dopo le elezioni europee che hanno dato al PD una grande forza, dicevo, le responsabilità di governo sia di Matteo Renzi che del PD in quanto partito di maggioranza siano quelle di in qualche modo affrontare anche argomenti spinosi che negli anni passati magari sono stati lasciati in un cassetto per paura di confrontarsi e sia, diciamo, sia, ci sia anche la responsabilità di risolvere i tanti problemi che questo Paese ha, perché noi non possiamo dimenticare che siamo un Paese ancora in recessione, questo è quello che è stato in qualche modo testimoniato. Anche in questi giorni, da parte sia del governo, da parte di compindustria, da parte dell'Ox. E quindi credo che sia giusto che si affrontino questi argomenti e credo che sia anche normale che ci siano, anche in qualche modo diversità. Voglio dire, che poi non sono diversità che non eh, in qualche modo possono portare a compimento i progetti e i programmi che questo governo si è imposto e che vuole soprattutto rappresentare anche ai partner europei, perché noi. Oggi intanto siamo il Paese, il nostro Premier è il Presidente dell'Unione Europea e ci siamo anche impegnati nei confronti degli altri Paesi a fare quelle riforme che siano capaci di dare al nostro Paese quello slancio per superare le difficoltà attuali. Maria Rossi, il nuovo centrodestra è partner di governo, quindi non è eh, prettamente all'opposizione, ma vorrei una panoramica diciamo, più varia su quello che è il centrodestra in questo momento, il centrodestra che si è scisso in vari partiti, quindi non parliamo di correnti ma proprio di partiti che sono separati. Ma poi, insomma, di fronte al nuovo appuntamento elettorale, non so, ci possono essere delle alleanze, una riunificazione? Qual è lo scenario, diciamo, del centrodestra italiano? Ma io ritengo che il centrodestra in questo momento, come, insomma, è in un momento di... Dove deve guardare a diciamo, questo appuntamento elettorale con grande senso di responsabilità? E io, a mio avviso si dovrà parlare di un centro unito, coeso, che deve andare insomma. Unito, pronto e maturo per poter far fronte all'appuntamento elettorale che avremo a breve, in scadenza, anche se abbiamo già delle due regioni che vanno adesso a novembre alle elezioni, che saranno l'Emilia Romagna e la Calabria, e questi saranno un punto diciamo, di partenza per vedere a livello nazionale come, potremmo, come dovremmo andare insomma, insieme. Io parlo, ritengo questo soprattutto subito dopo l'Europea, io l'ho sempre detto a voce alta, dopo insomma, il risultato che c'è stato a livello generale, io ritengo che il centrodestra bisogna che insomma, si rilegga e si riponga la domanda e a mio avviso bisognerà parlare di un centrodestra che si ricompatti, che si riunisca. Il voto dell'Europea è stato un voto che gli italiani hanno avuto la paura soprattutto per la grande crescita del Movimento 5 Stelle e quindi hanno, dato nel, hanno votato il Renzi in quel momento dettato da questo sentimento, da un sentimento perché poi l'elettorato italiano è un elettorato che non ama dei, grassi, cambi, dei grandi cambiamenti all'improvviso, è timoroso e quindi ha voluto dare un segnale che preferiva più una continuità, più un qualcosa di moderato e nello scenario dell'Europea quello era insomma, per contrastare un avanzamento, incalzante del Movimento 5 Stelle. Però con questo bisogna essere insomma, pronti a essere far fronte, soprattutto anche perché noi abbiamo le regionali in prossima scadenza l'anno prossimo e noi possiamo, ovviamente dopo il grande risultato avuto su Perugia, poter dare anche una chance diversa a questa regione che è governata da 70 anni da un centrosinistra e che forse è arrivato il momento, anche i tempi maturi, per poter dare un, un altro governo. Insomma. E quindi che ritengo che il centrodestra debba essere unito, compatto, soprattutto con l'obiettivo non tanto dei personalismi, ma quanto l'obiettivo di poter dare un governo nuovo, un'alternativa a questa regione, che penso che se la meriti. Ecco, siamo entrati a parlare un po' di cose nostre, nel senso di noi Umbri, della certo. regione Umbria e quindi di come sarà amministrata. C'è anche prima il passaggio di regole elettorali da eh, riscrivere. Alcuni vostri colleghi mi hanno detto che non sono questi argomenti che interessano più di tanto la popolazione. Io invece contesto questa interpretazione perché sì, eh, può darsi che il cittadino sia talmente lontano dalle istituzioni che venga meno l'interesse diretto anche per le modalità di come si va al voto, però quello che sta per accadere nella regione Umbria è una grossa eh, novità, i consiglieri calano di un terzo, da esatto. 30 a 20 e ci sono anche le regole tecniche e pratiche da scrivere per andare a votare per far votare i cittadini, quindi... Discorso anche dei listini chiusi che ormai mi sembra non vadano più no, di moda. Maria Rossi ecco. che cosa no, no. bolle in pentola all'interno no, della. Bolle in pentola sicuramente il fatto che intanto nel 2011 ci siamo ridotti come numero di consiglieri e questo forse ai cittadini sfugge, però da 30 noi siamo passati a 20 consiglieri regionali per la prossima legislatura. Le regole vanno, vanno definite: si parla di un collegio unico, si parla di un turno solo-doppio turno. Eh, si parla anche di una doppia preferenza. Proprio di genere. E questo a mio avviso potrebbe essere anche: insomma, tutte stanno andando in quella direzione per cui anche noi non penso che dovremmo rimanere sempre come fanalino di coda. Il doppio turno volevo ricordare ai il, meno a Vezzi. Com esatto, come il sindaco, che insomma chi arriva al ballottaggio dopo si la gioca c'è uno scontro diretto. E questo potrebbe essere insomma auspicabile. Chiaro parliamo di collegio unico, di doppio collegio, c'è cioè sempre di, mantenendo le due province Terni e. Perugia oppure di tutta la regione dell'Umbria. E queste sono regole che comunque cambiano completamente lo scenario e anche cambia un po' lo scenario anche dell'elettorato, perché ovvio è importante, sono regole che vanno scritte, che forse ai cittadini in parte per il momento non, forse non interessano, però dopo quando si andrà a votare sotto un po' le elezioni vorranno sapere, vorranno insomma, comprendere bene queste regole, no? che, insomma, le, nel, lo sbarramento nella coalizione, non coalizione, insomma quali sono, qual è l'orientamento per fare al meglio, e per dare diciamo, al meglio anche all'elettorato tutti gli strumenti per poter insomma, no, accingerci a queste elezioni amministrative che possano essere insomma, no, le più democratiche possibili. Insomma. Il mio auspicio è che oltre al collegio, se parliamo di collegio unico, il mio auspicio essendo, insomma, voglio dire, io sostengo, l'ho sempre sostenuto, che la doppia preferenza di genere insomma, sia... Auspicabile e anche per dare un segnale insomma, di, eh, no, di sostegno, soprattutto anche per le donne, ma soprattutto anche col fatto che il 40% della lista deve essere composta da donne. Questo è un argomento insomma, L'hanno fatto anche le europee, per cui ormai l'Europa, ormai quasi dappertutto stanno andando in questa direzione, quindi mi auspicio che anche l'Umbra sia moderna <ride> da questo punto di vista. Cintioli, sì, il Partito Democratico, un partito di maggioranza, naturalmente darà il là a questa eh, riforma legislativa che si concretizzerà appunto nelle nuove regole per eleggere il Consiglio regionale, la prossima assemblea. Problemi di governabilità con questo scenario ristretto, con eh, un numero comunque ridotto di consiglieri e con le forze politiche che dovranno eh, trovare la quadratura del cerchio in un altro modo rispetto a come è andata fino oggi. Ma diciamo che, allora, tanto come ricordava la collega Rossi, eh, questo Consiglio regionale si è dato già intanto delle regole, la riduzione da 30 a 20 consiglieri regionali l'abolizione dell'istino che noi riteniamo che sia una grande battaglia di civiltà pochi giorni fa la settimana scorsa in consiglio anche, regionale sì. abbiamo votato anche in prima uh, lettura delle modifiche anche allo statuto uh, abolendo alcune commissioni riducendo il numero dei componenti dell'ufficio di presidenza Certamente eh, passare da 30 a 20 consiglieri regionali potrebbe anche in qualche modo, se non adeguatamente supportato poi da un sistema, da una legge elettorale che in qualche modo governi e che eh, diciamo, garantisca grande stabilità, potrebbe presentare anche qualche problema. Ma io credo però che su questo... Le forze di maggioranza, il PD in questo momento sta portando avanti una discussione anche all'interno dell'assemblea eh, regionale oltre che all'interno del gruppo, consig con, gruppo consigliare in, in consiglio regionale. Diciamo che noi alcune regole, alcuni paletti l'avremmo anche individuato, ci sono delle diciamo, idee prevalenti, noi siamo perlomeno io, eh, voglio dire. Sono uno di quelli che sostiene questa cosa. Noi siamo sicuramente per la doppia preferenza, per la preferenza di genere, così come ricordava Maria Rossi, lo dicevo prima, per l'abolizione del listino. La discussione che si sta facendo in questi giorni è se diciamo, lasciare una legge elettorale su due collegi anziché su un collegio unico. Ricordo che il 12 di ottobre, un'altra delle riforme che è stata fatta da questo governo nazionale, che è quello delle province, comunque si vota per i due presidenti delle, delle province, che anche se con funzioni tutte sono rimasti. quindi eleggiamo sia il presidente della provincia di Perugia che il presidente della provincia di Terni. Quindi diciamo che tutto sommato un'indicazione un c'è, poi dopo si discuterà sullo sbarramento, sulle soglie. Io sono uno di quelli che sostiene che il doppio turno non debba essere se non forse, diciamo, ma questo eventualmente lo si vedrà, se nessun schieramento dovesse raggiungere diciamo, percentuali in qualche modo abbastanza elevate. Ma io credo che il doppio turno. Non vada applicato perché ritengo che il doppio turno, lo abbiamo visto anche nelle elezioni per i sindaci, non sempre ha dato risultati sperati. Io voglio ricordare che in alcuni casi, eclatanti, voglio dire. Ricordo Perugia, ma posso ricordare anche Livorno: i sindaci che sono stati eletti al secondo turno hanno preso meno voti dei candidati sindaci che si erano presentati al primo turno. Quindi, non sempre poi i cittadini, dire, in qualche modo, al, al, al secondo turno in modo, vanno a votare o rispettano le indicazioni. L'ultima cosa, che era anche nella domanda che lei aveva fatto alla collega Rossi, io non credo che agli umbri non interessi quello che noi stiamo facendo, anzi, io credo che noi dobbiamo fare una legge che sia una legge rispettosa della volontà degli Umbri, che sia una legge che in qualche modo dia la possibilità di rappresentare tutti i territori dell'Umbria, perché un'Umbria coesa è un'Umbria che sa stare al passo con le altre regioni, un'Umbria divisa, un'Umbria separata, già di per sé piccola, potrebbe correre in futuro rischi seri. Quindi io spero che dalla discussione, che tra l'altro noi dovremmo fare anche domani, abbiamo prima una riunione... Del gruppo del PD, poi abbiamo la riunione dell'attuale della maggioranza. Da queste riunioni, venga fuori una proposta che possa essere anche condivisa da alcune, magari se non da tutte, da, da alcune forze della minoranza. Perché ripeto, stiamo parlando della legge per Lunghi: e che ci sia una legge che dia grande rappresentanza, grande stabilità politica, governabilità a una regione come la nostra. Che l'ha sempre diciamo, avuta in passato e che credo ne abbia bisogno anche in futuro. Eh, una cosa la dobbiamo approfondire, Cintioli, eh, visto che lei l'ha nominata, la questione della eh, votazione, della elezione dei consigli provinciali, quindi dei presidenti delle province, perché Cittadino Medio sa che le province sono state abolite esatto. o stanno per però si va a votare anche per le province. Allora lo vogliamo dire, così visto dalla parte del telespettatore, eh, per chi si vota e chi vota nel rinnovo di queste province molto diverse. Ma sì, diciamo che le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali ricalca un po' la legge che è stata fatta per il Senato. Saranno consigli non elettivi, quindi saranno eh, eletti eh, sindaci o assessori o consiglieri comunali eh, le province in realtà sono state sì, svuotate di competenze, ma alcune competenze rimarranno, noi tra l'altro anche come regione, in Consiglio regionale, credo che quanto prima porteremo un disegno di legge che eh, reindividua e riattribuisce alle province le competenze. Non sono, stati, diciamo, sono stati aboliti i compensi, quindi gli eletti non avranno indennità perché percepiscono già indennità in quanto sindaci o assessori o consiglieri comunali e rimangono in carica per il diciamo, mandato elettorale, quello per cui loro sono stati eletti. Quindi scadranno alla scadenza del mandato amministrativo che loro oggi rappresentano. Quindi, tanto per spiegarmi, un sindaco che magari fosse stato eletto qualche anno fa, o un consigliere comunale che fosse stato eletto con le elezioni di alcuni anni fa non scadranno nel 2019 ma scadranno quando scadrà il loro normale mandato amministrativo. Eh, lo dicevo prima, sono su basi regionali, ci sono due liste, una per lelezione a candidato presidente, e una per l'elezione a candidato consigliere. Eh, la provincia di Perugia i consiglieri provinciali sono 12, quindi le liste sono state presentate. Il 12 di ottobre si andrà alle votazioni e poi loro avranno diciamo, in qualche modo responsabilità per il governo delle province che ripeto perderanno alcune competenze poi queste verranno decise anche da una nuova legge regionale, ma che comunque continueranno a svolgere sui territori funzioni anche importanti. Ecco, in flash i candidati sono il sindaco di Foligno. Sindaco per, per la provincia, la provincia di, di Perugia. Perugia sono il sindaco di Foligno Nando Mismetti e il sindaco di Norcia Alemanno. Maria Perterni, per Terni abbiamo l'intesa per Terni, il PD ha candidato Di Girolamo sì. il centrodestra. Lo chiediamo a Maria Rossa: io lo chiedo subito perché è, è la prima volta che la provincia di Perugia non, non è automatico che sia il sindaco di Perugia no, che vada a governare. Bisogna trovare l'intesa politica perché Perugia è storicamente mutata dopo decenni. E è il eh, primo no, cittadino anzi, di centrodestra. Destra, cittadino, quindi, penso. giustamente, Cintioli presentava candidati di altre città, quello di Foligno, eh, il centrodestra. No, Invece... Ma il centrodestra per quanto riguarda la provincia di Perugia ha candidato il sindaco Nicole Manno e mentre il sindaco di, per quanto riguarda la presidenza del consiglio di, per la provincia di Terni io sono, lo dico, lo ammetto, non, non mi è stato dato, non mi sfugge il, il nome, qual è stato il nome candidato, perché anche perché lì ovviamente abbiamo, anche noi come NCD siamo un po', ovviamente non, non lo so come è arrivata la, la lista, comunque sicuramente insomma in sarà, siamo in via ancora, di definizione, io certo. so che oggi si, intanto se ne presentava quella su Perugia, quell'altra di Terni sta in via di definizione, comunque certo è una tornata importante che ovviamente un po' depiste i cittadini perché non comprendono più bene. Se ci sono o non ci sono, che ruoli hanno, che cosa vanno a fare. Anche tutte queste cose è vero: ai cittadini, nella domanda di prima che è stata posta, non gli interessano le leggi elettorali, anche perché poi dopo non cambia mai niente e quindi alla fine sono un po' così, ormai vanno un po' col corso. L'importante è che oltre che all'elezione e alle leggi elettorali, poi veramente noi i politici, i consiglieri regionali, barra anche questi i, i consiglieri no, provinciali che vengono non eletti, e questo secondo me non è, non è positivo, facciano bene per la loro regione e quindi assolvono tutte le loro competenze, perché poi alla fine i cittadini vogliono vedere i fatti. Purtroppo il problema principale di oggi è che il cittadino ovviamente ha difficoltà, manca sta fine il lavoro, non c'è più. Molte famiglie sono in gravissime difficoltà e questo è quello che ovviamente preme ai cittadini, preme delle risposte. Tante persone vengono che cercano lavoro, gente in difficoltà, che ha figli, che non riesce nemmeno, insomma, e non sempre più tutti gli strumenti di sostegno per chi è in difficoltà a volte riescono ad essere sufficienti. Quindi io penso che dovremmo accendere dei focus molto importanti e veramente con grande serietà su questi anche argomenti. Non escludo che ovviamente la legge elettorale è importante, serve perché è uno strumento democratico che i cittadini debbano usare per andare a scegliere il meglio delle loro rappresentanze per poter governare dopo, sia barra anche le province, sia barra la regione. Insomma. E su questo ovviamente che dobbiamo riguardare anche l'evitare soprattutto lo spreco di tutte le risorse, di soldi che arrivano, perché ne arrivano sempre meno sia alla regione e alla provincia che vengono usate bene e che quello che c'è venga usato al meglio e venga messo alla massima efficienza che questo poi alla fine che noi dobbiamo vincere come scommessa o come elezione che tutto l'apparato della pubblica amministrazione debba essere più efficiente di quello che è stato fino a ieri Maria Rossi adesso le parlo di un possibile candidato alle elezioni regionali ma non per continuare a parlare di elezioni ma cambiamo tema proprio parliamo sì. di attualità il sindaco di Assisi Claudio Ricci che mi risulta già in tour sì, eh, già automunito diciamo in giro per presentare le sue idee quindi sarà uno dei candidati per le elezioni regionali certo. ma ha lanciato una idea che è stata ripresa da molti media con grande enfasi, evidentemente perché l'argomento è interessante e trasversale, quello della famiglia naturale. Si è acceso subito un dibattito perché eh, in, in un'epoca in cui diciamo che ci sono aperture addirittura anche dal sommo pontefice sulle eh, diversità, però il rilancio della famiglia naturale è un'idea che sicuramente ha fatto, mm. fa discutere e farà discutere, è un tema che, che tutti sentono, no? Oggigiorno è molto sentito come tema anche perché la famiglia se non rischia di essere scardinata, soprattutto quando c'è una mancanza di normativa e viene lasciato in mano ai giudici, ai magistrati di dover leg operare, legiferare regolamentare certe realtà vediamo il caso in Toscana insomma piano piano si stanno iniziando e accendendo insomma, queste realtà, la famiglia naturale è quella prevista da, no, tra un, un papà e una mamma e per cui secondo me questa è e questa deve essere mantenuta e sostenuta Sostenuta. È chiaro se ci sta una vacazio di norma o comunque lasciamo o nel, nel contesto di altre ipotesi, insomma di due papà o di due mamme, è chiaro che diventa un problema, insomma, comprendo che è un problema etico e morale che accende ovviamente la discussione, che il governo, probabilmente il Parlamento non è in grado e forse non è nemmeno prioritaria come problematica come dicevo prima che il problema è il rilancio di un'economia, il rilancio del lavoro riduzione delle tasse insomma e di quant'altro però è chiaro che dall'altra parte c'è sempre il rovescio della medaglia che questa materia rimane libera e quindi rimane a gestione dopo di chi si appella ovviamente ai giudici di chi lo vuole far normare per un problema è chiaro che dopo i giudici applicano la legge in base a quello, e lo vediamo, il caso è stato eclatante, questo ovviamente che c'è stato qualche tempo fa, insomma, di questa mamma che ha, è può, è insomma, ha potuto adottare la figlia della sua compagna, e quindi questa bambina ha due mamme senza togliere nulla, però è un problema serio perché si va a toccare la sfera dell'affettività dei figli di queste nuove generazioni che vengono insomma scoordinate, vengono insomma, messe in grandi difficoltà, insomma vengono posti dei grandi interrogativi, e che nemmeno noi, noi adulti siamo in grado di poter dare no, delle risposte con tutte le aperture, con tutto il rispetto per, per tutti, però io ritengo che certi punti cardini e saldi non possono essere messi in discussione perché sennò ci troviamo dopo nelle sabbie mobili e oggi più che mai abbiamo bisogno dei piccoli, dei punti saldi come la famiglia che sia l'ancora fondamentale, principale su cui poi dopo bisogna potersi aggrappare nei valori di quello anche da trasmettere alle nuove generazioni perché poi lo vediamo tutto quello che accade nello sba, nella cultura dello sballo, in tutto questo uso osmodato no, della droga, dello sballo delle dipendenze, dell'alcol insomma sono tutti eh, stati di grande disagio e che ovviamente eh, la crisi economica non aiuta questo disagio e non aiuta la famiglia però non scardinandola nella sua essenza prioritaria la, 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 la aiutiamo e questo a mio avviso dobbiamo fare molta attenzione è il lancio che ha fatto il sindaco Ricci sulla famiglia naturale ma questo è incito a ognuno di noi penso che anche il collega insomma, non lo mettiamo nemmeno in dubbio che la famiglia è così è concepita e va eh, esatto assolutamente però bene se se ne parla anche perché ripeto se no viene, viene lasciata in una giungla dove ognuno è duro però Cintia il compito del legislatore perché ci sono anche delle cose su cui si legifera che riguardano una complessità di, di, di esigenze, di, di modi di vita. Ma sì, io credo che il compito del legislatore oggi è molto, è molto duro: è molto duro perché adesso, eh, quando si affrontava la discussione eh, sulla famiglia, quindi sulla proposta anche di, io credo che la famiglia. La discussione sulla famiglia va fatta a 360 gradi, perché credo che la famiglia in qualche modo, eh, che è diciamo, il cardine portante di una società, ha bisogno di essere aiutata in materia di edilizia scolastica, di edilizia privata, della sanità, di aiuti, di sostegno. Se noi facciamo discussioni avulse dal contesto nazionale poi alla fine... E da allora ragionare in un paese dove purtroppo la disoccupazione aumenta, dove non abbiamo crescita, perché basta vederlo in questi giorni, dove molto spesso mancano le risorse, quelle fondamentali per mettere in atto progetti innovativi a sostegno dei giovani. Cioè parliamo di famiglia e vediamo oggi. Quante possibilità, quante occasioni questo Paese dà ai giovani per potersi creare una famiglia? Ce ne sono pochissime. Io questa mattina sentivo una discussione sulla, sulla radio e credo che tra l'altro non ho avuto il tempo di vederli, ma credo che sul sole 24 ore ci sono alcune cose importanti. Ed emerge che praticamente le banche italiane non hanno nemmeno preso i soldi che, le, che la BCE ha, ha dato alle banche straniere, perché probabilmente non hanno nemmeno interesse poi a ridistribuirlo alle imprese, ai giovani e alle famiglie, perché questa è la dimostrazione di come questo paese arranchi. Quindi, oggi in una discussione. Vuol dire importante come questa, con un paese come questo, l'avevamo detto all'inizio, la discussione sul lavoro, quindi sul Job Act, job act eh, su tutto quello che sta venendo fuori, la discussione sulla scuola, quello che sta emergendo in questi giorni anche rispetto al eh, diciamo, sostenimento del sistema sanitario nazionale. Cioè, noi siamo un paese che in tanti anni di democrazia abbiamo costruito un sistema di sostegno. Fatto anche di tanti, eh, io non li voglio chiamare privilegi, ma diciamo di agevolazioni che hanno in qualche modo contribuito a creare benessere. Oggi, purtroppo, per un problema legato alla crisi economica, eh, alcune di queste cose vengono messe in discussione e non è facile, in un contesto come questo, trovare diciamo, in qualche modo maggioranze coese, maggioranze che possano. Eh, predisporre atti eh, che vanno in qualche modo a intaccare la vita di tutti quanti noi. Consiglieri, il nostro tempo è ormai eh, scaduto, non mi resta che augurarvi buon lavoro visto che comunque ci sarà molto da fare a livello sì. eh, di amministrazione della Regione e di preparazione a quello che... Si spera naturalmente sempre sarà un ciclo migliore di quello presente, porti a risultati importanti perché di questo c'è naturalmente grande esigenza. Ringrazio pertanto il consigliere Maria Rossi del Nuovo Centrodestra, il consigliere Giancarlo Centioli del Partito Democratico, auguro loro buon lavoro e ai telespettatori un arrivederci alla prossima settimana.